Vittoria inaspettata per Pallacanestro Biella. I rossoblù si scrollano di dosso le vibrazioni negative del tracollo casalingo con Torino e raccolgono due punti preziosi sul sempre insidioso campo di Treviglio. Al Palafacchetti finisce 73-71, al termine di una gara equilibrata e senza un vero e proprio padrone. A fare la differenza, la fame di Biella, che desiderava vincere più dei bergamaschi padroni di casa. Salvo sciagure bibliche, la retrocessione diretta dovrebbe essere scongiurata, con orzi nuovi già in marcia sul miglio verde della Serie B. La lotta play out è invece vivissima. 17 punti per Steven Davis, decisamente concreto in area, assistito dal solito ottimo Esbrook, che nel finale combattuto si è caricato il peso offensivo della squadra sulle spalle. 16 per la vecchia guardia di Biella, il migliore per valutazione. Applausi convinti per Giamma Bertetti, il giovane tiratore in serata buona, 15 punti con 4 su 7 dall'arco, ma soprattutto 5 assist ad impreziosire le statistiche. A completare il quartetto, anche se non con il ruolo di frontman, il solito pallone ineccepibile, 9 punti ma soprattutto 10 rimbalzi, anima della squadra. Gli ex rossoblù sembrano sempre tenerci particolarmente a ferire Biella. Il buon Miaschi, giovane dal potenziale eccezionale, ne infila 19 con 9 rimbalzi e sembra decisamente più motivato dei bergamaschi. Serata così così per tutti gli altri. Venuto non emerge, Reati per una volta con Biella alle polveri bagnate. Sacchetti ed Almeida si limitano al minimo e Lupusor non è pervenuto. La coppia USA, Langston-Sollazzo, si guadagna la sufficienza ma non suggerisce l'impressione di avere il peso specifico di altri tandem di connazionali, soprattutto in termini di produzione offensiva. In sala stampa, coach Zanchi ripete le solite parole. È la crescita. La crescita è che tu becchi 26 punti in casa da Torino, vieni piallato e hai la forza mentale di fare un esame di coscienza e di dire: io devo giocare difendendo e facendo fare un punto in meno. Riuscire a farlo qui a Treviglio, contro questa Treviglio, è sicuramente una cosa che rende loro onore, perché al di là della tecnica, al di là, quello che si chiede ai ragazzi giovani è di capire il gioco e capire come giocare. E obiettivamente oggi l'hanno capito e hanno fatto una partita da squadra vera. E questo mi rende contento, perché sicuramente noi siamo una squadra che deve lasciarne una dietro e sperare di non retrocedere direttamente e di lavorare più degli altri, perché abbiamo meno talento, meno esperienza, meno fisicità, meno budget, meno tutto. Alla fine è una soddisfazione, perché se tu riesci a creare un gruppo che non guarda la carta d'identità ma gioca a pallacanestro insieme, al di là delle individualità, è sicuramente una bella cosa.